Siamo con l'avvocato Maurizio Cerchiara, il quale in linea con le tecniche comunicazionali ormai presenti attraverso i video, la televisione e qualcos'altro, ancora prima di parlare di cose piuttosto interessanti, i nostri amici sanno che noi trattiamo argomenti di grande attualità, ci fa una stornellata che vi piacerà di sicuro. Cari amici, a voi. Maurizio Cerchiara. Buongiorno a tutti, è una canzone di Paul McCartney, Emergency, ma è cortissima, dura pochi secondi, che io suonavo quando ero giovane in Toscana con gli amici a Viareggio. E ve la ripropongo. Emergency is a pretty nice girl, but she doesn't know what to say. Emergency is a pretty nice girl, but she changed from day to day. Wanna tell her what I love her or not, but I gotta get a belly full of wine. Medicine's a pretty nice girl. They ain't gonna make a mind. Oh yeah, so they ain't gonna make a mind. Oh yeah! Beh, se volete ve la traduco pure questa maestà ragazza. Traducila, È una traducila! graziosa ragazza, ma non ha mai niente da dire. Sono maestà, una graziosa ragazza, ma io non so che fare. Vorrei dirle che l'amo tanto, ma preferisco bere un bicchiere di vino. Sono maestà, una graziosa ragazza, e un giorno staremo insieme. Quindi io penso che Perfetto. finisco. No, Auguriamoci adesso è un argomento di cui volevo che parlare, arrivino queste scusatemi. ragazze a frotte, perché le ragazze, noi sappiamo, sono sempre molto interessate alle canzoni, alla musica. La musica ovviamente è l'elemento erotico per eccellenza e soprattutto anche la chitarra ha quella sua componente erotica eccezionale. Dopodiché, cari amici, adesso a voi l'avvocato Cerchiara parlerà di cose di estrema attualità. Eh sì, parliamo sempre di cose comunitarie perché voi lo sapete, io come esperto di diritto comunitario mi occupo sempre di questi temi e c'è un tema molto importante perché il premier britannico Theresa May, a capo praticamente del Fai convegno vedere il giornale, per favore. Ecco, del eccolo proprio qua. Perfetto. partito, praticamente ha rilasciato tutta una serie di dichiarazioni e ha rilanciato una nuova politica perché ha detto purtroppo praticamente i nostri cittadini hanno votato per la Brexit perché si sono sentiti non protetti, perché Avevano praticamente perfettamente sono ragione. stati colpiti dalla crisi e noi invece vogliamo aiutarli per sconfiggere le diseguaglianze del resto del paese, i pochi privilegiati rispetto ai meno fortunati. Sono parole proprio di lei. E questa posizione della May è molto importante perché ha detto delle verità. Io era da tempo. Affermavo sempre, dicevo sempre, quando ci incontravamo, in tutte le occasioni, che non ho visto mai un politico, un comunitario, emettere un Non pensiero. sono comunitari, infatti quello Sì, però è i un cittadini di. leader anticomunitario, quindi evidentemente Sì, si avvercono queste cose, però molti leader politici dicono delle cose e fanno delle cose a favore del loro paese. I politici comunitari non fanno mai. Provvedimenti, prendono praticamente decisioni che sono a favore dei cittadini degli Stati membri. Io li ho sfidati, ho detto, ditemi un provvedimento a cui avete fatto il loro favore. Ecco, finalmente la Theresa May che cosa afferma? Vediamo che cosa afferma. No, questa è una parte che leggo del giornale. Caccia senza quartiere agli evasori fiscali, ai manager che ingrossano le gratifiche dimenticandosi di finanziare i fondi pensione aziendali, alle imprese ai che. manager, ricordatevi che i manager sono i primi che non finanziano i fondi. È chiaro. Alle imprese che non si preoccupano di formare il proprio personale e ricorrono a manodopera straniera sotto costo. E ne ha avuto anche per la Bank of England, che ha messo in guardia dagli effetti collaterali dell'allentamento monetario. E adesso vediamo alle frasi più belle che ha detto, perché sono quelle che noi spesso non abbiamo detto mai così bene. Lei le ha dette veramente bene. Ci ha notevolmente superato. È chiaro, c'è cioè, sei writers in ogni caso. Le Fammi banche vedere se sono la sua. capaci di rendere ancora più ricchi i ceti più abbienti e più poveri la working class, chi lavora. Ma vediamo che cosa ha detto in cui ci ha. Sono molto convinto di questo strabattuto. Ed è questa frase qui. Ascoltate come molti politici e commentatori parlano dell'opinione pubblica.
considerano il patriottismo del popolo come disgustoso. La preoccupazione per l'immigrazione come una cosa provinciale. L'atteggiamento verso la criminalità come una cosa illiberale. La sicurezza del posto di lavoro come una cosa fastidiosa. È questa tutta la propaganda. Per questo si definiscono populisti, coloro che hanno ancora un pochino di buonsenso e non vogliono che il mondo sia dominato dalle istituzioni finanziarie. Esattamente. Che con i politici gestiscono tutto il mondo, ma a differenza degli altri paesi come gli Stati Uniti, la Cina, il Brasile, in cui c'è un bilanciamento tra mondo politico, mondo sociale e finanza, e ci sono anche... Perché all'epoca, diciamo pure, escludiamo l'Inghilterra da questo punto di vista, perché l'Inghilterra ha sempre delle ricorrenti rivoluzioni contro i finanzieri, lo sappiamo, anzi è la storia dell'Inghilterra. Ricordiamo che i primi sindacati sono nati in Inghilterra, anche perché l'Inghilterra ha avuto le prime industrie, però i primi sindacalisti sono stati regolarmente ammazzati, tanto per dirne qualcuno. Ora, questi equilibri che si sono creati, e sono equilibri comunque che non hanno smussato le unghie al grande potere finanziario come negli Stati Uniti d'America, sono equilibri che invece nel mondo europeo, soprattutto nell'Europa non finanziarizzata fino a 30 anni fa, questi equilibri non ci sono. Per cui oggi il potere finanziario, forte della sua potenzialità assoluta e forte soprattutto dell'assenza di difese, fa quello che vuole, tutto lì il punto. Ecco, beh, ci dicevo, ma mentre ci sono dei paesi, l'America in testa, in cui ci sono delle, comunque dei bilanciamenti, delle salvaguardie contro il mondo finanziario per attenuarle gli effetti, la comunità europea non ha attenuazione degli effetti. Non solo, ma oltre a fare questo, sceglie una politica economica indipendentemente da questo dominio della finanza, che è proprio sbagliata di per sé, perché non si è mai visto che uno possa produrre se non investe prima. Non si è mai visto che ci non sia... si vede, perché sono questi che hanno derubato il mondo con tutte queste operazioni finanziarie campate per aria. Non si è mai visto che ci possa essere una crescita senza investimenti, e loro invece pretendono questo. Allora, quindi la finanza deve avere il suo spazio nel mondo. Diciamo che può averlo o potrebbe averlo, non che deve. Purché ci siano delle norme e ci siano delle istituzioni che garantiscono che il mondo, diciamo, non finanziario non sia minimamente toccato. La finanza può andare per la propria strada, ci sono delle persone che si possono arricchire in quella maniera, che possono vivere in quella maniera, che possono lavorare in quella maniera, ed è giusto. Non abbiamo niente contro la finanza. Noi ce l'abbiamo col fatto che gli errori della finanza si ripercuotono sull'economia reale. Perché guardate, la finanza, le istituzioni finanziarie, le banche, quelle che governano il mondo e governano i nostri politici, tra l'altro hanno fatto vedere in televisione tutti i politici, soprattutto italiani, che vanno a braccetto con i dirigenti delle maggiori banche mondiali, JP Morgan, come si chiama, Sachs, quell'altra... Goldman Sachs, eccetera, eccetera. Quindi, tra l'altro, JP Morgan, ricordiamocelo bene, c'è un bellissimo articolo sul giornale di questi giorni, è all'origine del progetto che è stato fatto proprio adesso dal governo Renzi di nuova tipologia costituzionale. C'è Morgan, il primo Morgan, capito, che poi non era nemmeno ebreo, oltretutto, tanto per chiarire bene come stanno le cose. Invece lo presentano come un qualche cosa di nuovo che non si era mai fatto. Esattamente. Quando invece praticamente... Morgan, all'inizio del Novecento, sì. Per allora, poter governare... Finiamo un attimo il discorso. Oh, Morgan è anche stato quello che ha creato quella situazione di crisi negli Stati Uniti per poter imporre la Federal Reserve, è sempre stato lui. Io non sono così bravo come te, storico. Quindi... No, però riprendo il discorso e dico, quindi la finanza deve anche proliferare, ma nel suo ambito, non deve toccare l'economia. Ma può finanziarizzare il valore reale. Non può inventare delle operazioni finanziarie basate sul nulla e sul traffico. Che andrebbe approfondito. Diciamo, in generale non deve toccare l'economia reale. E quindi praticamente, io sinceramente non vi voglio trattenere troppo, questo è appunto
finalmente qualcuno che dice che la politica fa fare qualcosa di buono, perché Theresa May si è resa conto che la politica in questi ultimi 15-20 anni non ha fatto niente di buono. Questi politici non hanno fatto altro che ingrassare le proprie tasche a danno dei cittadini. Ma questa è la logica della finanziarizzazione della politica. Non, questa è la logica della finanziarizzazione, però non tutti, perché ripeto, negli altri paesi sussiste anche questo elemento, è anche incisivo, però in parte è bilanciato tutta una serie di istituzioni, di attività sociali, eccetera, eccetera. Quindi io in questo momento sostengo questo, che è molto importante sostenere quest'opera della Theresa May, che potrebbe essere la chiave per il futuro, perché questa persona, che io reputo veramente ispirata, potrebbe veramente aiutarci a praticamente metterci in una prospettiva diversa, a incanalare, ecco, l'Europa soprattutto, perché ripeto, il problema è l'Europa, perché la finanza ha preso l'Europa come sistema, con la scusa che praticamente è uno Stato che deve decidere tutti, con la scusa che praticamente è conveniente economicamente a tutti gli Stati, per poter gestire, far diventare poveri tutti i cittadini degli Stati membri, dilapidare tutte le loro sostanze, far diventare poveri tutti i cittadini degli Stati membri per meglio controllarli, gestire la finanza a proprio piacimento, con tanto di operazioni la cui entità rispetto al PIL degli Stati Uniti annuale è molto superiore, e quando le operazioni vanno bene loro ne beneficiano, quando le operazioni vanno male praticamente sono i cittadini a pagare. Quindi noi vogliamo dire questo, sperando che questa persona, se noi la accompagniamo con i pensieri, ci possa veramente aiutare. Allora, per concludere, poi io farò la mia solita rassegna stampa, ricordiamo sempre che mentre l'Inghilterra non è la prima volta che traccia il solco della rivolta popolare, e qui la storia dell'Inghilterra prima che questa Inghilterra... Intanto scorrono alcuni articoli in inglese. Fai vedere il Guardian, fai vedere, no, se non si vede bene. Il Guardian, ecco, prima ancora che forse si prendessero in mano la situazione in Inghilterra. In Inghilterra noi abbiamo potuto assistere a una sequenza di rivoluzioni estremamente interessante, ad esempio anche la rivoluzione cromwelliana dovrebbe essere studiata. Ricordiamoci anche che l'Italia è quella che ha inventato la finanza, ricordiamoci bene che la finanza attuale è stata inventata in Italia, non solo, ma ha avuto il crisma del papato, perché buona parte degli eredi e dei rampolli dei grandi finanzieri sono poi diventati papi, e questo ci spiega un certo qual atteggiamento del papato, che la finanza non l'ha mai presa di petto. Dopodiché eccoci qua tutti ad applaudire l'Inghilterra, no, io resto qui. E tu ti passo adesso l'ultima cosa che voglio far vedere, perché è l'atteggiamento di questa persona, certo, ripeto, ispirata, colta in un momento positivo. Poi c'è anche la foto delle sue scarpette, ecco qua, una femmina, e anche questa è una dichiarazione che dobbiamo fare. Le femmine, anche dal punto di vista numerico, di densità, stanno prendendo in mano la situazione. Potrebbe essere un elemento di svolta, c'è poco da fare. I governi si stanno riempendo di femmine, a me non dispiace, bisogna vedere cosa saranno in condizione di fare. Beh, certo, come femmina la dottoressa Boschi non ha niente da invidiare ad alcun'altra femmina, sì, è sì. Veramente bellissima. Sì, ma come bellezza, per il resto purtroppo le tesi che sostiene, lei intanto al governo è esclusivamente per questioni di famiglia, né più né meno, perché da sola non credo che sarebbe arrivata da qualche parte. No, io mi limito a dire che per me è una donna bellissima, beh, è bella, certo. Sono estasiato nel guardarla, però purtroppo le sue tesi sulla modifica non sono sue, lei è semplicemente un megafono. Le sue tesi sono profondamente immorali.
Esatto. Sono immorali. Allora, no, stai qui, stai qui. Anche perché, diciamolo, abbiamo fatto la sviolinata nei confronti delle femmine, ma la storia ci insegna che se c'è qua stata un sesso che ha dato dimostrazioni di immoralità, questo è stato proprio il sesso cosiddetto debole. Adesso ti passo il video, la video... No, perché non vieni di qua? No, perché sto qui, è lo stesso, tieni. Ma lo devo tenere sempre così? Sì, lo tieni così. Perché? Lascia fare, guarda che... Guarda che io sono malato di reumatismi. Reumatismi. Quindi no, io non è che posso tenerlo per te. No, vabbè, faremo presto. Allora, abbiamo parlato di femmina, ecco qui c'è Repubblica. C'è Repubblica del 14 settembre, Safik. Safik, l'eterna seconda che ora guida, segui con la cosa, no? Oh, questa qui dicono che sia egiziana, sì, la faccia da egiziana, sì, ma non so qual è la sua religione. Qui. Ci spieghi che cos'è questa cosa? Sì, te la leggo, ma tu fallo vedere, perché tu la hai abbassato. Vedere. Hai abbassato. Numero 2 di Strauss-Kahn al Fondo Monetario Internazionale, poi sotto Carnegie alla Banca d'Inghilterra, ha scelto la LSE dove sarà direttore. Che cos'è la LSE? Ma perché è importante questa cosa? È importante. Ma te lo chiedo perché non lo so. È importante perché è una donna che ha fatto una scalata in un ambiente che era prima e soltanto riservati ai maschi. Tant'è vero che a tutt'oggi continuo a dire, si dice che lei sia egiziana, c'ha una faccia da egiziana, ma non so quale sia la sua religione. Qual è l'altro elemento importante di questa vicenda? L'altro, no, diccelo perché io non l'ho capito. L'altro elemento importante di questa vicenda è che questa persona è andata a dirigere una istituzione, che fa? Istituzione tra le più importanti. Sì, ma che fa? Che te lo dico. La carriera, nata in Egitto, di passaporto inglese e americano, quindi vedi strano. Sì, ma non che... ti per... di la cosa perché, perché è importante questa istituzione? Studi alla LSE e a Oxford. È positiva secondo te? Sì. È positiva. È stata numero 2 della Banca Mondiale, del Fondo Monetario Internazionale e della Banca d'Inghilterra. Adesso. E speriamo che anche lei ci aiuti allora, come la May. Speriamo. È interessante questa cosa perché c'è una strana coincidenza che tu puoi vedere. La chiamavano la sceriffo dei mercati e la donna più potente di Gran Bretagna, più di Theresa May finché era ministro degli interni, più della principessa Kate Middleton, più della scrittrice J.K. Rowling. Ma Nemat, chiamata da tutti Minouche, Safik, nel 2014 vice governatore della Banca d'Inghilterra, non farà più rispettare l'ordine fra borse, banche e monete per assumere un incarico non meno prestigioso, quello di direttore della London School of Economics. Dopodiché proseguo con la lettura della mia... Questo è uno dei casi di cui ha parlato adesso il dottor Vitali, in cui vedete nelle altre nazioni ci sono dei contemperamenti e degli aiuti nell'attenuare gli effetti delle istituzioni finanziarie. Esattamente. A conferma di quanto... Dobbiamo un attimo parlare del canone, sì, poi. Eccolo qui. Allora io devo dire alcune cose che riguardano il canone, che coloro i quali hanno mandato l'email mia con la quale si chiedeva all'ente erogatore di non inviare più la bolletta del canone RAI, ma solo la bolletta elettrica, in alcuni hanno risposto solo verbalmente, alcuni che hanno detto che loro non c'entrano niente, che è solo il governo, che non possono fare niente, che uno si regolasse come crede. In questo momento conviene mandare solo l'email e quantomeno pagare la parte elettrica, perché se si manda l'email si può attendere la loro risposta. Però bisogna fare attenzione, lo ripeto, perché c'è
una tassa per il ritardo che il governo ha provveduto a elevare. Anche quella è illegale. Sì, è illegale, però tu intanto te la applicano. Vabbè, te la applicano e bisogna vedere se uno la paga. In ogni caso, adesso poi, voglio poi leggere. Vai davanti alla commissione tributaria, mi sa che vedere se ti darà. Sì, ti immagini. A conferma di quanto noi abbiamo finora detto, voglio leggere un articolo molto interessante, parte ovviamente di un articolo molto interessante, pubblicato su una prestigiosa rivista che è Altro Consumo, lo vedo di qua perché lo vedo da quell'altra parte. Allora, certe cose adesso le leggo e tu mi prendi questa. Spero che non durerà molto. Tu verifica se mi vedi. Se ti metti a leggere 200 pagine. Non te le leggo 200 pagine. Verifica se mi vedi. Sì. Pagherai a debiti doppi, richieste di esenzione date perse, complicazioni per il rimborso, nuovi adempimenti burocratici e scadenze. La tassa applicata dagli italiani ora lo è ancora di più. Basterebbe dire questo. Ma che altro devi dire? No, perché è successo un finimondo. È successo un finimondo con una confusione che non finisce mai. Ci sono state persone che non dovevano pagare perché avevano se sapeva che non ci avevano, gliel'hanno mandato. Ci sono tutti questi ricordi. Un ulteriore intasamento dell'attività burocratica e soprattutto della magistratura. È il solito casino all'italiana. Io poi qui c'è questa cosa, siccome tu dici che devo affrettarmi, non la leggo, però è interessante vedere. Sì, perché non si può leggere. Piuttosto si può dire una cosa importante, si può dire il motivo, uno dei motivi giuridici per cui è illegittimo pagare questo canone. Perché il Consiglio di amministrazione della RAI praticamente ha mandato via tutti i precedenti direttori. Tanto è vero che lo vediamo. E ha messo tutti i direttori favorevoli al sì al referendum. Ora, finché si tratta di una questione di carattere gestionale che riguarda la RAI, è vero che c'ha una funzione pubblica, ma è anche vero che è un ente privato, e praticamente si deve accettare, non è che si può prendere. Ma qui, se si prendono delle decisioni che tentano di alterare o modificare gli effetti di un referendum sulla nostra Costituzione, allora no. Allora questa alterazione non può non essere vista, e allora io non pago il canone, perché tu non ti puoi permettere di tentare di alterare quello tramite la televisione, perché comunque c'è una funzione pubblica e io non te lo pago. Cioè, io l'ho già pagato perché a me mi è successa una cosa particolare, che avevo perso la bolletta, quindi comunque ho chiesto rimborso, ho mandato l'email che ho consigliato a tutti gli amici, quella di scalare, chiedere all'ente di non inviare più il canone RAI, ma di inviare solo quello elettrico. E questo bisogna fare, chiedere all'ente questo, o verbalmente, ma meglio con l'email. Ci sono stati moltissimi ricorsi di enti erogatori di energia elettrica contro questa normativa. Però c'è per ora una pronuncia del TAR che ci è negativa. Per il momento, può dire quello che vuole, è il giudice amministrativo. Allora è lo stesso, faccia quello che vuole il giudice amministrativo, tanto abbiamo molta fiducia in questi magistrati. Adesso me lo rigiri perché c'è un'altra cosa che voglio dire. Allora, esiste una normativa che stabilisce chi deve essere l'esattore delle tasse, no? Sono ormai anni che moltissime cause vengono vinte dai cittadini che ricorrono contro le cartelle dell'Agenzia delle Entrate e di Equitalia, perché sono cartelle firmate da funzionari non legittimati dall'aver vinto un concorso esterno. Ricordiamoci che c'è un principio fondamentale che risale alle normative giustinianee e che si chiama intuitus personae. Allora andatevi a vedere cosa significa intuitus personae. Diciamo che parecchi giudici ci sono già espressi, anche la Corte Costituzionale, su quello che dice il dottor Vitali. È verissimo, perché non sono stati nominati secondo la procedura amministrativa richiesta dalla legge, però la Cassazione, con un'ultima pronuncia, è andata contro la Corte Costituzionale e ha detto che invece praticamente l'atto, è vero che loro non hanno legittimità, ma l'atto è comunque legittimo. Naturalmente
noi quando faremo le cause ci opporremo, perché diremo no, la Corte Costituzionale ha detto che non è legittimo. E la Cassazione non può dare contro la Corte Costituzionale. Poi, siccome vogliamo far vedere ai nostri amici che le cose sembrano che non si muovono, in realtà si muovono, faccio vedere quello che c'è scritto qui. Questo è Panorama, è l'ultimo numero, il penultimo numero di Panorama. Ora, Panorama, noi sappiamo che è una rivista che è molto di sistema, diciamo così, non è che va molto fuori, eppure anche Panorama ha dovuto scrivere questo articolo. Oh, però questo è un argomento che meriterebbe una puntata solo. Ma d'accordo, intanto lo facciamo vedere. Perché troppi input poi significa che un poveraccio. No, vabbè, lascia stare, i nostri lettori. Ma possiamo dire che dedicheremo una puntata su questo? Esattamente. Io non sono preparato su questo, non parlerò. I nostri amici non sono poveracci, se no non sarebbero nostri amici. Adesso, tra l'altro, a conferma, voglio reclamizzare questo libro che è qui, Eurosprechi, vedo se riesci a vederlo. Va bene? Devo leggere o già hai filmato a sufficienza? Ho filmato, si è visto tutto. Allora, vogliamo fare una ricapitolazione di tutto? E adesso ti invito a seguirmi mentre leggo due frasi piuttosto interessanti. Ecco, forse bisognerebbe fare sempre nel sito una distinzione, perché gli interventi del dottor Vitali sono molto interessanti, ma sono una specie di telegiornale, perché lui parla di tante cose e tutte queste cose sono importanti e sono attuali, e anche se parla di questioni storiche, e però uno lo deve sapere se vuole sentire una specie di telegiornale o vuole sentire che si parli soltanto, non lo so, dell'abbandono dell'euro oppure del referendum. Ma gli argomenti all'ordine del giorno sono talmente tanti che appunto tu ti opponi. No, io non è che mi oppongo, perché hanno i tuoi interventi. Allo stile telegiornale, ma i telegiornali, no, ma il telegiornale è importantissimo. Sono i più seguiti. Io dico solo che colui che entra nel sito deve sapere che se clicca quello è un pluriargomento. Si trattano temi, vari temi, e quell'altro invece ti tratta un tema solo. Tutto qua. Vedi, ad esempio, è qui importante, c'è un articolo, che ci sia un telegiornale. Qui c'è un articolo. Certamente. Qui c'è un articolo. Importantissimo. Non è di Craxi la colpa dell'inflazione italiana. Avevano accusato Craxi anche dell'inflazione. Sappiamo perfettamente chi è all'origine dell'inflazione. Ecco, vedi, per esempio, stiamo parlando del miglior. Stiamo parlando del miglior. Giornale italiano, no vabbè, non c'è bisogno. Il Sole 24 Ore fa un articolo e dice: Brexit manda in frantumi la vecchia politica inglese. Sì, certo. Ma mica si preoccupano di dire che manda in frantumi la politica della Comunità Europea. Per fortuna. La politica non di lo dico, tutti non lo questi... diranno mai, perché l'omertà è la caratteristica di questa gente. Capì? È tutto lì. Va bene, adesso possiamo salutare gli amici? Anche perché ora ripranzo. Io devo, prima di salutare gli amici, devo leggere due frasi. No, perché si potrebbe parlare, no, se facciamo il telegiornale. Sono stati assolti sia l'ex sindaco Marino che praticamente l'ex come si chiama, governatore regionale Tosi. E quindi praticamente che cosa succede? Che purtroppo queste vicende giudiziarie vengono utilizzate dalla politica per modificare le scelte politiche. Certo, ma qui c'è scritto... Qui c'è scritto, ed è qua, no, non è qui, mi pare che sia è scritto qui, Mafia Capitale, eccola qui, ma questo era logico, di fronte alla impossibilità di uscire fuori di questa situazione, di fronte al fatto che noi abbiamo denunciato più di una volta, eccolo qui, questo è sempre il Messaggero, la Procura chiede di prosciogliere 106 indagati a vario titolo, Mafia Capitale, la maxi archiviazione. Allora, noi sappiamo perfettamente che la maxi archiviazione non è dovuta al fatto che questi signori non siano componenti di Mafia Capitale. Però questo non possiamo dire perché non abbiamo le carte davanti. Sì, va possiamo sospettarlo.
Ecco, bravo. Allora, fondatamente sospetto. Ecco, allora noi sospettiamo che Mafia Capitale, così allora, come ecco, comandava... c'è un ultimo argomento che io mi consento di dire, perché praticamente uno degli organi della Comunità Europea, il commissario Moscovici, apre sulla spese per terremoto e migranti a condizioni precise contro la minaccia del populismo. Quindi praticamente quando noi parliamo di questi organi comunitari europei che sono venduti dalle istituzioni finanziarie, diciamo proprio questo. Che cosa ha detto Theresa May? Che chi parla di populismo, che chi parla praticamente di politica popolare, cioè di politica popolare, che vuole favorire il popolo in quanto tale. Chi è patriota è disgustoso, chi vuole favorire il popolo praticamente è una persona che non ha capito niente della politica. Perché la politica è in mano assolutamente ai finanzieri e alle aristocrazie. Quindi questo fatto è molto grave e praticamente la cortina di tornatore sarebbe la prova provata che praticamente la Comunità Europea è venduta, che gli organi della Comunità Europea sono venduti. Ma sono venduti anche i giornalisti, perché quando uno scrive così contro i pericoli e gli dà ragione e ammette che abbia questo ragione. Questo è un titolo che non è che gli dà ragione, apre sulle spese, sì, a condizione sostegna Renzi contro la minaccia del populismo. Poi ci potrebbe anche essere un articolo dentro in cui dice il populismo, loro esagerano, eccetera, eccetera, perché in realtà si tratta solo di gente che già è stata danneggiata dalla Comunità Europea. Certo. E vorrebbe soltanto che praticamente le proprie istanze fossero ascoltate. Mentre invece la Comunità Europea, sfido ancora, dopo le parole di Theresa May, illuminanti, sfido ancora un organo della Comunità Europea ad adottare un provvedimento a favore dei cittadini degli Stati membri. C'è stato qualcuno che mi ha detto, Orban, che voi sapete, è un primo ministro ungherese, è un tiranno. Perché ha detto che solo gli ungheresi possono decidere chi diventare in Ungheria, e quello è un tiranno. Secondo me è una persona saggia che difende il proprio popolo. Certo. Tutti dovrebbero. No, la Comunità Europea deve far entrare tutti, che poi non è vero, non fa entrare tutti. Dà i soldi alla Turchia per non farli entrare. Tutte le nazioni hanno detto no e diciamo sì soltanto noi. Ma se Orban, che è stato legittimamente eletto, democraticamente eletto dal proprio popolo, con un'elezione, noi che dovremmo dire di Renzi? Portato al potere da una congiura di palazzo della Comunità Europea, tramite l'ex presidente Napolitano. Se praticamente Orban è un tiranno, che parola dovrei scegliere per Renzi? Io non dovrei guardare il vocabolario, perché io pure, che sono una persona che prima di parlare sceglie le parole, sono in difficoltà. Perché se Orban è un tiranno, non so quale parola dovrei scegliere per Renzi. Grazie, buongiorno. Allora, mi fai finire le devo finire. Allora tu però fai mi riprendi. Perché io devo mangiare. Tu però mi riprendi mentre leggo queste parole. Sì. La ma prima non è meglio che basta così, lo fai la prossima. No. Mettersi nel panno del nemico. Si tratta di immedesimarsi nell'avversario e di pensare che cosa fareste voi nella sua situazione. Se pensate a un rapinatore intrappolato in una casa, siete propensi a considerarlo come un nemico protetto da una fortezza. Ma se vi mettete nei suoi panni, vi renderete conto che in realtà tutto il mondo è contro di lui e che non ha alcuna possibilità di fuga. È come un fagiano braccato da un falco. Riflettete attentamente su questo paragone. In battaglia si è sempre portati a credere che il nemico sia più forte e a mettersi in uno stato d'animo di inferiorità. Ma se disponete di buoni soldati e siete padroni dei principi dell'arte militare, non avete alcun motivo di preoccupazione. Anche in un duello è utile sapersi mettere nei panni del nemico. Se cominciate a pensare di avere di fronte un maestro di strategia, siete già sulla strada della sconfitta. Considerate attentamente questo punto. E questo
concetto viene ribadito in quest'altro libretto, che è praticamente più o meno lo stesso. I primi raggi del sole raggiungono la spiaggia, gli eserciti si sono disposti e tutto è pronto. La battaglia scoppierà da un momento all'altro, non esiste alternativa, devi combattere. Per farlo mettici tutto il tuo spirito, cuore e corpo. Lotta concentrato, unificato, allineato, combatti instancabile, giorno e notte se necessario. Tieni d'occhio le quattro direzioni, affidati all'animale che è in te, la battaglia attraverserà picchi e avvallamenti, sii sensibile e adatto ad essi. Ma questo che cosa c'entra con quello che abbiamo detto? Abbiamo detto perché noi stiamo combattendo una battaglia e non ci va, no, di sentire spiagnucolamenti di gente che al momento opportuno dice ma cosa possiamo fare, cosa dobbiamo fare, eccetera. Voi siete persone che si ritirano sistematicamente di fronte alle difficoltà. Ricordiamoci che vince solo chi più crede, chi più a lungo sa soffrire, ricordiamoci bene, gli altri non vincono. Sì, e per però chiudere, nell'animo umano fa parte anche la paura. E loro non chiedessero e non rompessero i coglioni a noi, facessero quello che vogliono, andassero a portare i ceri alla Madonna dei tre... Dai, perché concludiamo perché dei è tardi. Tre castelli e... perché come, pure troppo. Come Eulalia Torricelli e... L'ultima cosa di cui parleremo, qui c'è stato un dibattito sulla opportunità della nascita, questo è un dibattito che è venuto nel 18 ottobre 1999, sulle nuove frontiere delle autorità, un dibattito in cui noi siamo interessati a far vedere i molti dubbi che su queste cose sono stati detti e noi abbiamo la conferma, qui i dubbi erano nel 1999, qui ci sono stati degli uomini politici, dei costituzionalisti e quant'altro, avevano perfettamente ragione e noi lo dimostreremo alla distanza ovviamente di una ventina d'anni. Grazie e arrivederci alle volte prossime.